Amici fischietti, buongiorno, siamo al San Paolo di Cura di Vetralla, è appena terminata la partita fra Foglianese e Tolfa 0-0, è finita, abbiamo qui mister Giovannini. Cristiano, parliamo di calcio. Sì, sì, sicuramente. Se ci dai un giudizio su questa prestazione in particolare, cosa ti è piaciuto oggi e cosa non è andato, perché comunque occasioni ci sono state, ma magari non limpide e costruite, diciamo, in maniera, ecco, decisa. Allora, sì, parliamo di calcio, però è normale che la settimana è stata un po' diciamo abbastanza burrascosa per tante, quindi anche prepararla, ecco, quello che mi è piaciuto che i ragazzi comunque, nonostante tutto quello che c'è stato in settimana, diciamo che oggi hanno mantenuto la concentrazione, hanno mantenuto la lucidità, sono andati in campo, secondo me la prima frazione di gioco molto buona per intensità, anche se, come dici tu, poi non abbiamo sfruttato al meglio quelle poche occasioni che eravamo riusciti a creare. Sì, secondo tempo siamo un pochino calati, loro sono venuti un po' fuori, io purtroppo c'ho questo problema che me lo porto dall'inizio dell'anno, c'ho carenza in mezzo al campo, sono limitato, non c'ho ricambi, e quindi quando poi oggi, per dire, non avevo un centrocampista in alternativa ai due che stavano giocando, ho dovuto un po' mischiare le carte, quindi non è mai facile quando è così, però ecco, magari il secondo tempo siamo un po' calati, però credo che poi la partita comunque la stavamo portando su un binario, non dico che meritavamo da vincere, diciamo che il risultato giusto era un po', era il pareggio. Poi c'è stato questo episodio al 94esimo, mi è sembrato di rivedere un attimino la fotocopia di domenica scorsa, acqua pendente, prendiamola come invece un segnale che il calcio ci dice che ha la sua legge, perché sinceramente io questo, non so, voi forse lo potete rivedere meglio, ma non mi è sembrato, insomma, che ci fossero gli estremi per rigore, però l'arbitro ha detto che lui era vicino, però l'ha sbagliato, quindi noi ci prendiamo sto 0-0, ci prendiamo sto punto, so che il Santa Marinella ha vinto, quindi adesso siamo penultimi, però ripartiamo da questo punto. Erano 9 partite, oh, quanto, 7 partite, 6 partite che non facevamo punti, quindi adesso sappiamo quello che ci aspetta, tanto lo sappiamo, ci saranno sicuramente un ridimensionamento dal punto di vista del tecnico della squadra, sugli uomini, incrementeremo con Gnoles e andremo a affrontare questa rimanenza del girone d'andata e il girone ritorno con la solita grinta, la solita voglia di riuscire a salvarsi questa stagione. È stato bravissimo Cristiano, anche perché ha anticipato la domanda sul rigore e già da solo ha detto che potrebbe essere comunque un episodio positivo per il futuro, visto che domenica scorsa era andata male, oggi quantomeno voi come l'avete vista? Voi, non lo so, faccio io la domanda a voi che avevate anche i mezzi tecnologici, se era rigore no, per me no, però l'allenatore, l'oste dice sempre che il vino è buono. Io per me non c'era, però. Allora Cristiano, non ce ne volere di questa cosa. Approfittiamo per ribadire un concetto, anche perché in settimana ci sono arrivati commenti sul sito. Noi abbiamo i mezzi, ma ci rifiutiamo di commentare certo. Perché no, sarà una filosofia magari stupida, però fa parte del gioco. Fa parte del gioco. No, avete ragione. Preferiamo affrontare un altro modo. È vero che è stato un episodio importante oggi, tra l'altro allo scadere, sì, ma ci sentiamo di sì, no. Prendiamo... Più che altro capisci che magari oggi anche questo punto era importante, no? Al di là che noi abbiamo ricercato la vittoria, ma anche ci prendiamo anche il punto. Magari quell'episodio lì avrebbe voluto dire veramente la resa. Quindi non sapevo, invece così ci lascia, insomma, una speranza per il futuro, ecco, tutto qua. Però ecco, pareggio giusto, noi ripartiamo e vediamo quello che succede, insomma. Va bene, ringraziamo il mister e lo rivedremo, insomma, sulle nostre pagine alla guida di una truppa di giovani, speriamo scatenati. Eh sì, sicuramente dalla prossima settimana ci sarà ancora di più un ringiovanimento della rosa. Già eravamo molto giovani, forse credo che noi siamo la formazione che schiera più giovani, credo, insieme al Football Club. Dalla prossima settimana saremo ancora più giovani. Obiettivamente dovranno anche gli juniores che integreremo, dovranno avere un periodo di apprendistato, perché ecco, oggi lo juniores che è entrato, il 93, che è normale che deve fare anche un po' di
prendere un po' confidenza ai ritmi, all'intensità che il campionato è un conto è la promozione, un conto è la juniores regionale, insomma, quindi vedremo quello che succede. Va bene, siamo in attesa del nostro giocatore divino e salutiamo il mister ancora e in bocca al lupo, grazie Cristiano. A voi, grazie. Vai. Amici fischietti, ci ha raggiunto il primo giocatore divino di questa stagione, quindi Giuseppe, dopo aver anche sventato all'ultimo minuto l'occasione, diciamo, decisiva dell'incontro sul rigore, che prima ha preso il palo, ma poi insomma ti ha visto protagonista, inaugurerà la nostra rubrica che l'anno scorso è tanto piaciuta ai nostri amici. Allora Giuseppe, te sei stato insomma più volte chiamato in causa in questa partita, però se ci dai intanto un giudizio complessivo su questa gara. Fortunatamente era ora che girava pure la palla dalla parte nostra. Domenica, 94esimo, c'è stata la beffa. Dopo una partita spettacolare ci hanno vinto, sono punizioni pure dette di tutti, inesistenti. Oggi fortunatamente è andata bene, la palla venne sul palo, poi fortunatamente quello mi ha preso. E niente, comunque abbiamo fatto un'ottima partita. Non stiamo qui a ricordare i problemi che ci sono stati, che magari lo sanno tutti. Infatti ci tenevo comunque a fare i complimenti a tutta la squadra, perché qui c'è gente di Roma, gente che si è alzata presto, ha fatto 70 km. Credo che un plauso va anche a loro, perché hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti. Ok, Giuseppe, guarda, ti consegniamo questo buono che è valido per due bottiglie di vino dalla Symposium Vini, che è il nostro sponsor per il giocatore di vino. Perfetto, sono due bottiglie. Se sei d'accordo, così anche per riconoscere, noi abbiamo indicato anche Virgilio oggi come giocatore migliore anche per la prestazione di Coppa Italia. Esatto. Facciamo una per uno allora. Perfetto, perché Virgilio è un ragazzo che non ha avuto un grandissimo spazio finora. Le ultime due partite ha fatto bene, un ragazzo giovane, sempre attento, qualsiasi cosa gli dici la fa sempre con grande professionalità e sicuramente faremo una bottiglia per lui. Va bene, ringraziamo Giuseppe Iacomini e Virgilio Borgognoni appunto perché abbiamo citato e ci vediamo sulle nostre pagine. Giuseppe, un'ultima cortesia, ci fai un saluto agli amici di Tredici Fischi. Un grande saluto e seguitelo con grande amore perché stanno facendo un ottimo lavoro e sono bravissimi. Va bene, alla prossima, grazie, ciao.